Allora. Antenna non la voglio, dico, eh. Cercavo qualcosa in tasca. Si cercano lì secondo te? Si volta ogni tanto? Beh. Adesso chiamiamo. Signore. Appena chiuso di là. Ma di antenne? Trasmettiamo in due direzioni, orizzontale e verticale. Sono là i due folletti dei tetti. Allora ci vediamo, vado perché c'ho anche la macchina là, perché ho preso la multa, eh. No, spero no. Ciao. Ciao! Ciao, ciao. L'avevi già attaccata la tua? Io adesso ho provato e andavo in bianco e nero però, non so perché. Dov'è che si attacca qua? Qua, qua. È accesa la telecamera? No, poi mira una cosa tipo le sedie. Una cosa che riesce a mettere a fuoco. Ecco. Bene. L'audio c'è? Ah, ah. No, l'audio non l'ho mica attaccato. Allora, vabbè. Ecco, adesso c'è, farà un fischio la sì, Madonna. c'è. Bene. Sì, è basso però c'è. Qui l'antenna fa quel che può, si vede un'antenna del genere, poverina. Ti chiamo più tardi. Va bene.
Oh, il satellite è ok, eh? Sì. Ho già provato, va bene il satellite. E poi anche non si riusciva a... Bene, è già al massimo questo qua, eh? Se si aumenta la potenza, dopo il picco del sincronismo non è più regolare e i televisori non agganciano più, dopo inizia a ballare, satura il colore e via dicendo. Dove andiamo? Rari, ma sono andati via. Non infilzare il ciclista. Fermo, fermo. Ma ce n'è. Molto segnale, sì. Ok. Questa qui ha fatto Teccioli, ha fatto Senigallia, non so se siete al corrente. Sì, sì, ma Teccioli va avanti, la TV l'hanno chiusa. No, andiamo a metterne due adesso. Dimmi la luce. Eccolo lì, Dillo vedere. Stare potente questo. Ah, tutto bianco. Ecco. Così è il massimo, eh? Sì. Così. Beh, come... Ah, l'altro canale che viene lì, cos'è? Non lo so. Ah, non c'è niente. Ecco, così sei da dietro, eh? Sei girato completamente dalla porta opposta, quindi qualcosa arriva. Bene. A piedi, perché non è grosso tu di tirare, comunque prima fuori. No. È perfetto. Minghia, no, funziona. Minghia, guarda, anche di qua. Va dappertutto! Occhio. Attenzione che qui passa voi, capisci? No? Ah, allora il bar si vede, dai! Oh, se arriva qua, vuol dire che su tutto è molto buono. No, adesso non va già qui, ma dietro non va. Dopo 16 che c'era uno. Il nostro? Oh! No! Dai, con me c'è anche la Juve, la Juve non va bene. Vabbè, dai, sappiamo che è così, non c'è niente. Indietro, spengo, ma c'è lì.
Io poi sono anche guarda con questo cellulare. Pago base di fondo. Visione c'è? Cosa si fa a fare il segno di guai? Sono prodotti? Ah, forse l'hanno convertito, qui c'è la banda. C'è il... C'è il cono? No, magari c'è una centralina condominiale. Ah, ah, ci hanno fregato. Se lo usano come canale libero per mettere il canale ci... Ma sempre così, ma non per il canale. Niente, non è normale. Io mi sono giocato perché... Ciao! Se vuoi andare... Vabbè, questo rimane... Io ho delle idee anche su quelli, e so già che le idee che mi faranno incazzare certamente. E vi dico subito una cosa, c'è la nostra... perché non mi fino a questo di noi di questo tipo. Una cosa molto interessante, che così siete in grado in queste settimane non per preparare questa attuale situazione, ma per farci. Io ho diverse relazioni pronte per la sua
seconda del dibattito che avete nel corpo e che col fatto che ci sarà anche più vivo naturalmente se raccoperare anche un po' di teorico il fatto che il libro è bellissimo assieme alla carnalità delle scritte eccetera, ma anche l'inattività la prima carriata e vedendo le volte che viene vorrei capire cosa succede informale, ok? Sperando di poter vedere anche alcune spezzoni di materiali che voi avete, leggere, mai ascoltare sempre, quindi da sempre, in qualche modo è imparare, la lezione di un'unica è fondamentale. Sempre, anzi, se siete che ho iniziato oggi a parlare. Un po' di discorsi, di interrogativi, non ho fatto perché ho posto solo alcuni problemi.
corsa valori, che a volte questa maggioranza di Swift, a volte di centropena rossa, e di tutto questo geografia che c'è oggi, quindi oggi siete descritti in classismo, delle pratiche comunicative di internet che oggi in Italia sono ancora ridotte, possono in qualche modo costruire qualcosa per oggi. Va bene? Sono molto d'accordo. Adesso vi comincerei dalla parola naturalmente a... Ecco, qui il salto io ho finito per presentarlo. Grazie.
Allora, mettiamo a voi, arrivando qui la Rockstar Info. Grazie. Ciao. Infiltrarci nel Grande Fratello. Sì, infiltrarsi dove? Mi sembra umiliante. Sconfitte dal Grande Fratello.
cioè tu dici sarebbe certo, sarebbe interessante che dentro il Grande Fratello ci fosse un media attivista col piercing e magari i capelli dritti col gel, travestito da non so, da quattro, che un media attivista con quattro media attivista o viceversa che fa passare il messaggio, la pillola quotidiana di saggezza media attivista alla popolazione italiana attraverso lo strumento del Grande Fratello, modello matrice, come diceva la collaboratrice. Mi sembra un po', diciamo, irrealistico, perché io personalmente di andare a mostrare il culo al Grande Fratello per poi passare la pillola da dietro, che poi mi rientra a me da dietro, io personalmente non lo farei mai. Però se ho capito bene la tua provocazione è: quali sono le nuove forme comunicative che permettano di scardinare il mainstream comunicativo della televisione all'interno dei media, diciamo, di Mediaset e della Rai? Quali sono? Luther Blissett faceva di queste cose, faceva situazionismo, faceva guerriglia informativa in qualche modo, creando casi falsi, dei falsi clamorosi, smascherando il fatto che la stampa spesso si nutre anche di queste falsità pur di fare la notizia. E queste cose sono forse anche riproducibili, perché no? Perché non fare guerriglia informativa? Se ci pensiamo bene, il fenomeno delle telestreet, senza il grande apporto dei mainstream, non avrebbe potuto avere questo respiro. Quindi in qualche modo questo che tu hai detto del Grande Fratello è... Ma guarda, cioè sicuramente il problema fondamentale secondo me è proprio questo, cioè il tempo è danaro, ok? Allora, secondo me lo Stato, le istituzioni, chi ci governa dovrebbe permettere e riconoscere a esperienze di, mettiamole, di creatività, di espressione, di autoformazione, di poter esistere. Cioè lo Stato, comunque le istituzioni o una forma di, diciamo, se vogliamo, il servizio pubblico, il vero, l'essenza del servizio pubblico è quella di permettere a queste esperienze di esistere, perché sono esperienze che vengono richieste dalla società, sono questo è consenso diffuso, le telestreet sono consenso diffuso verso nuove forme di partecipazione alla comunicazione. Queste sono le televisioni di strada, sono richieste, queste sono domande. Noi stiamo creando una massa critica nella società che chiede spazi nell'etere, spazi nella comunicazione, nelle infrastrutture, spazi infrastrutturali per poter comunicare, per poter creare alternative di comunicazione, per fare formazione. Quindi secondo me bisogna passare a un riconoscimento di questo sforzo, un riconoscimento di questo lavoro. Cioè chi fa volontariato, chi ha fatto fino adesso volontariato nelle telestreet perché è uno studente che se lo può permettere, basta, deve diventare la sua, se lo vuole, se riesce a portare avanti un progetto, questo progetto gli deve essere finanziato, e ci sono gli strumenti, già oggi ci sono strumenti dell'Unione Europea finanziari per avere fondi da utilizzare. Poi magari, questo discorso può essere legato al tema della libertà, quando finisce la tua libertà e la tua indipendenza se vieni finanziato da un'istituzione. Scusami, ti chiedo di sospendere perché abbiamo un problema organizzativo che... Vabbè, continuo dopo. Riprendiamo, invito tutte le persone che possono stare a stare, invece quelli che devono andare potete intervenire rapidissimamente. Parto da una cosa che diceva prima Carlo. Negli anni 70, quando si decise di iniziare il processo di autonomo della radio libera, alcuni dicevano: attenzione, che poi in questa maniera indebolite il sistema pubblico ed aprite una breccia a forze che possono essere molto pericolose. Visto col senno di voi, qualcuno potrebbe dire: ma proprio andare così, dunque.
quella cosa pericolosa che era come la vita. Naturalmente non è vero, bisognava farlo perché non c'era altro da fare, per tante ragioni che sappiamo benissimo, prima di tutto perché la direzione in cui il sistema tecnologico e comunicativo e culturale stava andando era in qualche misura una direzione inevitabile. Dunque il monopolio pubblico aveva comunque i giovani portati a prescindere dalle piccole radio che potevano nascere. In secondo luogo perché con quella impresa che era in qualche modo minoritaria fin dal principio, si sono comunque create delle condizioni di resistenza, di alternativa, di critica e anche di vera e propria comunicazione. Voi sapete che le radio libere continuano ad esistere, non solo, sono probabilmente lo strumento di informazione più importante che esiste in questo paese diciamo nelle realtà territoriali, dove ci sono quattro radio libere e di qualità. E vi posso assicurare che la funzione che queste svolgono informativo è una funzione di importanza essenziale. Dunque, certo, abbiamo fatto bene a farlo, anche se abbiamo perso quella battaglia. Beh, guardate, potrei spingermi più in là e potrei dire che in realtà quando noi facciamo una cosa come le radio libere o come le telescritte, come qualsiasi altra follia, quando facciamo una cosa di questo genere, sappiamo quello che ci preme, ma non sappiamo quello che avremo che cosa troveremo. Quando noi abbiamo iniziato a parlare di telescritte, senza sapere che una telescritta già esisteva a Gaeta e aveva una sua vitalità, quando all'inizio del 2002 alcuni miei amici sono venuti a parlarmi di questa idea che vorrei avere, guarda, noi prendiamo l'antenna, facciamo un certo lavoro che io manco so bene quale sia, ci attacchiamo al trasmettitore, costa pochissimo e in questa maniera diventiamo la trasmittente di quartiere. Io ho pensato, questa è una cosa che durerà 15 giorni, arrivano i carabinieri, ci chiudono tutto, fantastico, facciamo senz'altro, la fatica è poca, al massimo passiamo qualche giorno in Cataluña. E dunque la vera ragione che ha spinto me personalmente e molti altri che io conosco a fare quella, a proporre la parola telescritte, a mettere un trasmettitore in un quartiere di Bologna, l'intenzione che ci voleva era semplicemente di esprimere una indignazione etica contro quello che questo paese stava accadendo e continua ad accadere in maniera sempre più contrastata. Bene, dunque un primo obiettivo era questo, protestare. Poi c'era anche una idea più complessa, più strategica. E quell'altra idea era quella di far comparire l'idea che il processo che si chiama mediativismo, cioè quella cosa per cui il rapporto con i media non è più un rapporto di passività e di ricezione, ma è invece un rapporto di tipo attivo. Bene, il mediativismo può passare anche sul piano della comunicazione televisiva. Ecco, questa idea è un'idea difficile da far comprendere, perché tutti hanno l'idea, o almeno avevano l'idea, che fare una televisione è costosissimo, complicatissimo, inarrivabile. Bene, telecontrollando mostra, che lo abbiamo sentito benissimo, che cosa costa effettivamente una televisione, fare una televisione al di là di quelle minuscole spese che sono necessarie per il mixer e per l'antenna. Costa tempo e dunque è un problema di attivismo sociale, di attivismo che occorre suscitare la vita sessuale. Cosa di meglio dell'immagine televisiva per sollecitare una partecipazione ad una azione di tipo, ad una pratica di tipo mediatista. Vedete comunque? Allora, da prima il progetto Telescritte nasce semplicemente come una protesta morale senza pensarci. In secondo luogo nasce
dall'idea di moltiplicare il nucleo di mediatismo sul territorio nazionale. Bene, Orfeo TV è nata nel giugno del 2002, quando esisteva soltanto il Telemonte Orlando, quindi c'erano due telescritte sul territorio nazionale. Bene, nel giro di un anno e mezzo, l'ultimo censimento che abbiamo fatto a novembre, e le telescritte erano 140. Cosa siano le telescritte? Io non lo so. Non lo so, sono andato a Milano a fare un incontro con le telescritte, avevamo convocato quelli che sapevamo esistere, erano 7. Bene, nella sala strapiena in cui abbiamo fatto questa assemblea, si è subito alzato un tizio e ha detto: io sono di Saronno, perché non avete messo la mia telescritta nella vostra lista? Si è alzato un altro e ha detto: io sono di Pero, anche noi abbiamo le telescritte e protestiamo per essere stati censiti. In realtà, quando si dice telescritta, si dice essenzialmente un nucleo di media attività che dispone o no un'antenna, che dispone o no di un mix, eccetera, eccetera. Dunque, questo è il secondo. Allora, protesta etica, iniziativa politica di moltiplicazione di mediatismo. Tre, io mi ricordo di aver letto e anche tradotto un libro che si chiamava L'effetto televisione, nel 1993, è un tizio molto antipatico, grave, scusa, Giorgio Ghibbe, eccetera. Non tutto tradotto, di cosa ancora capire, non tutto tradotto di un libro, non tutto tradotto, sì, che si scrive, mancavano delle parti del libro. Sì, troveranno in seguito di una cosa che è è possibile, sarà che sei detto che mi ha tagliato. Bene, fatto stare, quel libro diceva, a fin di male, parlando in maniera molto interessante, delle cose che sono assolutamente continua a essere l'orizzonte strategico della telecomunicazione avvenuta. Lui diceva: ma cos'è questa storia della televisione? Chi ha detto che noi dovremmo per tutta la vita sorbettarci in una comunicazione che proviene da un centro, magari da 10 centri, 100 centri? No, noi dobbiamo ragionare in un'ottica di tutt'altro genere. Dobbiamo pensare che la produzione di immagini finirà per creare degli archivi, di server, dei nuclei interni alla rete telematica, e che gli utenti saranno sempre meno utenti perché avranno la possibilità di andare a pescare immagini all'interno di quei nodi, di quei server, di quei siti, e avranno la possibilità di fare quello che vogliono, cioè di fare le loro trasmissioni, di vedere e di montare, non solo, ma anche di prendere e di trasmettere quello che riceverà. Bene, stiamo dimenticando oltre a telescritte, si è costituita l'ultimo anno una cosa che si chiama di Global Vision, che è altrettanto anzi più importante, e che è proprio questo. Un Global Vision è un server dedicato alla raccolta di materiale ricombinato a piacere da parte delle telescritte. Allora, terza, allora le telescritte sono un mediatizzato a protesta. Due, la di mediatismo sul territorio. Tre, sono un progetto non di nuova televisione, ma di distruzione del medio televisivo e di creazione di una doppia valenza della raccolta di immagini a mezzo tecnologia. Da una parte la proxy vision, che è il contrario esatto della televisione, il TV trasmette in un arco di 200 metri, trasmette cioè per la signora che è venuta la mattina per prendere il caffè, trasmette sulle cose che accadono nel quartiere, e racconta al quartiere. Comunque, proxy vision, ma al tempo stesso anche creazione di archivi ricombinati a carattere assolutamente globale. E dunque, questo incastro di proxy vision e rete rappresenta la pratica esperienza di superamento del modello. Quattro, e quindi diciamo con questo concludo, quattro, probabilmente il regime di Berlusconi è destinato a finire, io lo spero, io tengo alto, e forse così accadrà, forse no, vediamo, vediamo un attimo. Ora, a quel punto, che cosa ne sarà del sistema della comunicazione in Italia? C'è qualcuno che ha voglia di...
chiederselo, per quello che ne so la sinistra in Italia, se lo togli comprese, non hanno capito letteralmente nulla del problema essenziale col quale noi abbiamo a che fare. Intendiamoci, non lo dico politicamente, è la loro cultura. Pensare che il problema è il contenuto, il problema è avere un minuto di più, o almeno tanti minuti, o pochi minuti di meno dell'avversario, come se la questione fosse una questione di facce che dobbiamo vedere, come se vedere molto la faccia di Fascino ci invitasse a votare per la sinistra. Meno si vede, meglio per lui. Bene, comunque, qual è il problema vero? Il problema vero è che noi dobbiamo cominciare a ragionare sulla possibilità di destrutturare completamente quella che è stata la tecnologia, la politica, l'organizzazione della comunicazione televisiva. E per fare questo, che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di 140 relazioni parlamentari. Abbiamo bisogno di centinaia di nuclei di media attivisti che diranno: non ritorniamo affatto alla RAI privatizzata. La RAI non sarà governata come era prima di Berlusconi. Mediaset potrà scomparire dalla faccia della terra, perché saranno i suoi lavoratori a trasformarsi in media attivisti e a fare di quella cosa uno strumento di comunicazione particolare. Capite cosa voglio dire? Voglio dire che io rispetto il problema della audience, non faccio spallucce e so benissimo che il problema della audience è un problema che era ancora prima del comunicativo e in questo senso rispetto a quella questione. Ma le tele script, che in alcuni casi trasmette da messa o domenica mattina, e quindi la audience ce l'ha, e mi fa capire che in altre situazioni il problema della audience si risolve in maniera più stravaganti ed imprevedibili. Ma il punto non è la audience, il punto è una destrutturazione della idea che noi abbiamo della trasmissione di immagini, non più televisione ma trasmissione e rete. Due, creazione di un esercito di media attivisti capaci oggi di andare nelle strade e non solamente al mixer per abbattere la dittatura di Mediaset, domani capaci di creare strutture di una comunicazione finalmente pubblica, non statale, non lottizzata e naturalmente non dominata dal privato, ma pubblica, nel senso che per l'appunto sappia essere l'espressione di un reticolo di realtà sociali che hanno fatto esperienze, che si sono dotati degli strumenti e che hanno la capacità di creare una comunicazione che sia finalmente a misura della nostra intelligenza. Yeah.
ma so bene che è la distinzione di voi, che è un libro fondamentale, che spiega benissimo questa saldatura tra chi ha capitale economico e chi non ce l'ha, ma vive solo di criminale impresa. Ecco, io spero tanto che questo modo di ragionare che ci ha creato e si possa naturalmente pensare a questo, diciamo così, comunicazione molecolare, a questo zona, eccetera. Oggi purtroppo la TV lavora sulle unità, non sulla dispersione. E io su questo, quello è sempre dell'immaginazione. Qual è un grande motore? Quello che sa immaginare il futuro vivendo nel presente. Pensa che cosa devo aveva immagini bianche e nero e ha saputo capire con le immagini bianche e nero che era ancora della cultura materiale tutte le luci della cultura immateriale, ecco, ci ha spiegato dopo Antonici. Mi auguro che abbia totalmente ragione, veramente Grifo, me l'auguro tantissimo. Oggi però il trapasso è ancora duro, su questo devo darmi ragione, però so che non trapasso è cosa che mi ha il mio cuore oggi è pessimo, su questo sono completamente convinto. E ho paura che il giorno che sono tra Berlusconi nasceranno altre, non Berlusconi, ma 5 Berlusconi. Questo è il problema, capisci? Vabbè, però sono già cioè, e questa priorità vuol dire che il modo di formare, c'è la confidenza che si è dato, è la stessa. E oggi è presente che già, ad esempio, la RAI è dentro il sistema di non lo so, cioè, questo qua è invisibile del mercato. Quello che è giusto il momento di testimonio che ho e che mi avvicina totalmente al discorso di Grifo, che tutto questo sapere che si chiama quello che conosce la fama eccetera, questo fatto non può essere confermato e essere dato solitario da qualcuno, so. Quindi qui in questo senso è divento anch'io molto di fiare e molto di grazie. Sì, abbiamo subito iniziato le trasmissioni subito dopo Orfeo TV, abbiamo seguito questo itinerario della proliferazione del costo irrisorio dei costi di produzione e ci siamo lanciati. Immaginate voi Senigallia è in provincia di Ancona a 45.000 abitanti. La nostra antenna l'avevamo messa a ridosso di un campanile del vecchio rione Porto e i temi trattati sono poi quelli degli anziani. Avevamo una trasmissione di sostegno per le coppie di anziani che andavamo a vedere come vivevano, oppure una famiglia con un portatore di handicap, trasmissioni barriere architettoniche, barriere psicologiche, abbiamo parlato di sessualità e handicap, sessualità, disagio mentale, abbiamo permesso al comune di intervenire con un supporto sia economico che di aiuto logistico. Sì, sì, certo, perché questa esperienza è nata sulle fondamenta del lavoro di un'associazione, di uno studio che lavora tuttora sulla comunicazione e sulla creatività e l'ambiente. E abbiamo attualmente siamo chiusi ma distribuiamo delle cassette settimanalmente ai nostri utenti che sono circa 400. Selezioniamo una via, sappiamo che in quella via ci sono 4 punti d'ascolto e prepariamo una cassetta per ogni via. È verità il risultato
così perché siamo sigillati, o facciamo un atto di illegale, cioè di rompere i sigilli che il Ministero ci ha appioppato e fregarci, trasmettere, fare una ronda di sorveglianza per vedere se arrivano. E vi comunico che domenica sera sul municipio di Leale ci sarà un servizio. Arrivederci, una volta. Scusate, dovete qui, non poteva parlare da il professore, ho durato da solo. Lì vorrei raccogliere gli atti di questo seminario informale. Se possibile, con tutte le esperienze che tu, io faccio qualche email, eccetera, di inviare anche veramente 4-5 cartelle di contattazione, perché lì vorrei che che fosse veramente il punto di partenza di un lavoro che poi va avanti, capisci? Cioè, io ho iniziato in modo molto informale, mi rivolgo anche a voi naturalmente, perché divide di formale, di fare gli altri circa appunto di esperienze, palinsesti, programmi, una discussione. E poi con la tua biblioteca, quello che è poi la finalità di questo incontro. Il primo è di fare in modo di usare l'università come in qualche modo biblioteca, ciclica cosa, anche perché è talmente così vastissimo da legare il panorama che già la potenza di questo fenomeno. I limiti, come dicevo, sono quelli di non essere ancora, meglio, di essere nella fase di una fase di organizzazione, di creazione di relazioni di rete. Noi ci stiamo lavorando a questo, stiamo creando sempre più rapporti e vogliamo nascere nuovi punti di missione, continuiamo a poter nascere nuovi punti di missione, questa è la garanzia che stiamo andando avanti, che il percorso funziona. Per esempio abbiamo ricevuto questa notte stessa un contributo di una nuova antenna che ci ha spedito un documento che noi vorremmo leggervi. L'abbiamo ricevuto da Ivan di Belluno, che è una cosa molto bella, una cartella. Allora, diciamo che è una cosa che noi magari non potremo fare delle considerazioni dopo, ne condividiamo diciamo un 98%, ma Silvia sulla lettura. Telespettatrici, telespettatori. Le contraddizioni in seno alla concentrazione monopolistica della comunicazione di massa sono mature. Assistiamo alla sfavillante decadenza del potere della produzione spettacolare che si ripiega sulla rappresentazione di sé. Compito delle avanguardie della classe telespettatrice è accelerarne il collasso e togliere allo spettacolo del capitale il controllo dell'economia del tempo e dell'attenzione sociale. Rivolgiamo le armi della nostra critica alla concezione secondo cui la televisione è strumento di potere. La televisione è il potere che comprime le legittime rivendicazioni delle masse delle spettatrici sfruttate. Ci sono ancora in giro pericolosi geni che pensano che la televisione sia uno strumento di propaganda. Niente di più falso. La televisione non propaga che se stessa. Assistiamo ancora a scontri residuali intorno a singoli isolati episodi di censura dei contenuti. Il nucleo del potere del broadcasting capitalista non è nella censura, ma nella saturazione della messa in produzione del tempo e dell'attenzione sociale. Chi potrebbe essere? Non c'è più questo.